Saluti, miei cari, sono Kryon. Venite più vicino, miei cari, al cerchio dei dodici. Voglio che questo sia chiaro. Voglio spiegare ciò che sta accadendo, così che molti possano comprenderlo completamente, non dovranno più chiedere cosa significa, perché. Per fare questo ci sarà bisogno di metafore e di comprensioni un po' difficili forse. Miei cari, in questa evoluzione della coscienza, voi state entrando in aree che non potevate neppure concepire in passato. Abbiamo menzionato molti puzzle nel passato. Uno di questi è che è impossibile osservare una coscienza più alta, non potete vederla, potete solo comprendere la comprensione, la coscienza, il livello in cui siete. L'abbiamo detto molte volte, il pazzo non sa di essere pazzo. Forse siete andati ad un incontro in cui c'era qualcuno di un po' matto e vi siete chiesti, non si rendono conto di quanto siano folli? La risposta è no, non se ne rendono conto, perché non possono comprendere una coscienza diversa dal loro livello, quindi non possono comprendere neppure l'idea di poter apparire folli in qualche momento. Quindi, se c'è un livello più alto di coscienza, oltre a quello in cui voi siete, rimane per voi un mistero. Anche gli intellettuali più alti, io dico, non possono comprendere un periodo di tempo con un intelletto più alto o un livello di esistenza o di energia più alto. C'è come una soglia rispetto a quello che potete concepire, e questa soglia si sta disgregando. Gli esseri umani si stanno elevando e esplorando territori inesplorati, e improvvisamente la linearità della vostra vita si ferma. E ora ve lo mostro, vi do un esempio di quello che faremo. Nel passato, molte volte, vi ho dato esempi, vi ho dato parole che dicevano questo: è impossibile spiegare il colore ad un cieco. Non è possibile. Impossibile. Quindi qual è la soluzione quando non riuscite a spiegare il colore ad un cieco? È una metafora della coscienza più alta. Come potete portare una persona di coscienza bassa che vede solo energia bassa, vive nell'energia bassa? Come potete spiegare a questa persona la magnificenza del creatore? È impossibile. Quindi qual è la soluzione? Se non riuscite a spiegare il colore ad un cieco, la soluzione è: lasciate che loro vedano. Insegnate a loro a vedere, e i colori appariranno e loro avranno una rivelazione da dentro. Wow, non lo sapevo prima. E vi porterò ora in uno spazio, ora. E se scegliete potete venire con me. E quando andremo in questo spazio ci fermeremo e vi darò una spiegazione. Tutto questo, tutto quello che credete nella vostra mente, tutto quello che noi faremo sarà nella vostra mente, perché non sono con voi. Venite con me. Andremo in un luogo e voi vedrete quello che vorrete vedere, perché ci sarà un ponte. Sarete da soli e state per attraversare questo ponte. Ma quello che vedrete su questo ponte sarà una nebbia. Il ponte è una spaccatura, passa
dal conosciuto allo sconosciuto. E questa frattura, questa è di quello che vi è stato insegnato, perché l'energia vecchia, gli insegnamenti che avete ricevuto vengono dalla storia, dalla scienza, dai sistemi spirituali, il meglio che vi è stato dato nella vecchia energia. Ma l'evoluzione della coscienza è in atto e quindi cominciate a vedere queste cose attraverso una nebbia e non ve l'aspettavate, alcuni di voi, e alcune di queste cose saranno molto diverse da quelle che vi sono state insegnate nel passato. Ora siete sul ponte, guardate nella nebbiolina. Quanto è reale per voi? Quanto è reale per voi ora? Voi dite sono in casa mia, sto guardando uno schermo e sto ascoltando parole. Questo è un livello, ma vi do un altro livello di realtà, dell'esperienza. Voi vi trovate in un luogo o è la mente che crea questo luogo per voi? Quanto forte è la vostra coscienza per quanto riguarda il trovarvi in un luogo che non potete vedere né toccare? Voglio portarvi in un letto d'ospedale, qualcosa che è successo su questo pianeta tante volte. C'è una persona stesa sul letto, stanno per prendere l'ultimo respiro, forse sono malati, non hanno energia, sanno che stanno per morire. Questo è accaduto tantissime volte, ripetutamente sul pianeta. E accade, prendono l'ultimo respiro. E nella stanza 3D dove si trovano c'è un annuncio di morte perché il cuore si ferma, la respirazione si ferma. In questo tempo, momento speciale che va in entrambe le direzioni, io vi dico l'esperienza di quella coscienza dell'individuo, improvvisamente non sono nel corpo e alcune di queste persone dicono di essere state fuori dal corpo, che si guardano dall'alto, che vedono questo annuncio di morte. E poi si rendono conto che c'è altro. È un viaggio molto breve, e per un istante, soltanto per un istante, la persona apre la tenda e vedono quello che c'è davvero, e per un istante c'è la musica più meravigliosa, la luce, il colore, il suono, la famiglia, non c'è più dolore, non c'è più preoccupazione, paura, non ci sono più limiti, stanno diventando luce e le persone vedono che c'è molto di più, si sentono grate e la porta si chiude e ritornano nel corpo. Hanno appena avuto un'esperienza di premorte. E se lo chiedete a loro, vi diranno: ma ci è voluto molto tempo perché quel viaggio è stato così meraviglioso e si ricordano molti dettagli, ma in realtà erano andati via dal corpo per un istante perché poi la respirazione e il cuore ritornano a funzionare e si rendono conto che non c'è più il dolore, la malattia è sparita. Questa non è una fantasia. È accaduto moltissime volte, ci sono tanti libri sul tema, molte presentazioni in tutto il pianeta. E la domanda è questa: se parlate con queste persone, gli chiedete, ma era stato reale? Beh, gli scienziati e i dottori sì, lo confermerebbero perché la malattia è scomparsa e l'esperienza. Può la coscienza riscrivere la realtà? Potete trovarvi in un luogo che non è 3D ed essere allo stesso tempo in un altro luogo? Chiedetelo a queste persone. Molti non ci crederanno. Ah, forse molti penseranno che è stata solo
un'esperienza. E loro diranno: la mia coscienza mi ha portato in un luogo e io ero là. Ed è quello che accadrà ad alcuni di voi ogni volta che attraverserete il ponte. Voglio portarvi in un luogo che potreste non comprendere. Io ve lo descriverò, vi descriverò quello che c'è là, vi inviterò a sentire, a vedere, ad essere e a fare là. Ma è un paradigma diverso, miei cari. Gli esseri umani in questo momento, una metafora che abbiamo usato in passato, gli esseri umani in questo momento sono come una cipolla. Ci sono molti strati da togliere. E togliendo gli strati trovate sempre un altro. E la metafora si ferma qui perché dopo tanti livelli, strati, raggiungete un nucleo, l'essere umano che è aperto, pronto, come un bambino, pronto a vedere la realtà di quello che c'è attorno a loro e a imparare di nuovo dall'inizio. Tutto quello che pensate di sapere è accaduto perché quando eravate bambini vi siete guardati attorno, avete visto i vostri genitori fare alcune cose e siete diventati quelle cose, avete i vostri genitori credere in alcune cose, anche voi avete creduto in quelle cose e avete visto i vostri genitori agire e avete detto: io sarò come loro oppure non sarò mai come loro. L'influenza che hanno avuto su di voi, hanno creato gli strati che avete vissuto e anche la vostra cultura vi ha sempre dato altri livelli, altri strati. Questo è quello che è vero e questo è quello che non è vero. Come può un pianeta in cui c'è la credenza di un Dio monoteista, come può andare in guerra contro questo Dio unico? Perché gli strati delle credenze sono pieni di dogma, è così che funziona, vi hanno detto che funziona così, ma in realtà non è così. È interessante quello che poi questi strati divengono. Vi voglio dire, state per attraversare il ponte e gli strati verranno tolti. Il punto di decisione è questo per ognuno di voi. Venite con me oppure no? E vi dirò questo: non c'è nessun attributo negativo se non venite con me. Non vi accadrà nulla di male. Però vi dico, attraversare il ponte richiede l'intento di lasciare andare i vecchi strati. Siete aperti a riscrivere le vostre credenze, cose che vi sono state dette dalle persone di cui vi fidavate, che amavate? Hanno fatto del loro meglio. Per voi va bene che tutto questo sia ripulito? Lo faremo più volte, miei cari. Attraversare questo ponte è una metafora di entrare in un viaggio multidimensionale, sconosciuto ma vero per la vostra coscienza. Alcuni di voi riceveranno magari una rivelazione dopo la quarta volta, magari la prima volta vi sentirete bene, ma la cipolla deve essere pelata più volte. Funziona così. È una cosa bellissima. Gli esseri umani si vedono modellabili invece che come pietre già scolpite. Credete di poter cambiare? Potete fidarvi e voglio che voi lasciate andare le vostre credenze limitanti, soprattutto delle cose che non potete trasformare. Vedete dove stiamo andando? C'è una nuova energia dall'altra parte del ponte che vi connette alla vostra anima, non al vostro corpo, che poi guarirà il vostro corpo. Ed è sempre stato così, da sempre. Miei cari, voi siete stati creati per vivere per centinaia di anni. Voi siete stati creati per ringiovanire tutte le vostre cellule.
Non siete stati creati per avere malattie. Non è questo il progetto originale, potreste dire. Se non è questo il progetto, perché ci ammaliamo? E la risposta sta negli strati, nella vecchia energia. Voi avete creato queste leggi di un corpo e di una famiglia disfunzionale che vi ha torturato da bambini, ma non è questa la grandezza dello spirito della vostra anima, è una storia raccontata ai bambini, una storia falsa. Come vi fa sentire questo? Vi ho già offeso? Se vi ho offeso, rimanete da questa parte del ponte per un po', finché non sarete pronti ad attraversarlo, ad attraversare la nebbia e scoprire il cerchio dei dodici. È questo che voglio dirvi prima di attraversare il ponte. State per entrare in un'energia diversa, l'ho detta nella canalizzazione. È sempre stato il progetto questo, che con una coscienza superiore il sistema immunitario è più funzionale, pace sul pianeta, una vita più lunga. Questo dovrebbe essere qualcosa che per voi ha senso. Venite con me. Venite più vicino con me mentre attraversiamo il ponte. Il viaggio è reale per quanto voi possiate vederlo reale. E voi entrate ora in una nuova modalità nell'energia della vostra anima. Questa è esattamente l'energia dell'esperienza di premorte. La prima cosa che queste persone vivono è la connessione con la loro anima. È reale, è appropriato, corretto. Questo è il prossimo passo nell'evoluzione della vostra coscienza. Attraversando la nebbia, comprenderete che la coscienza è energia e quindi ci possono essere molte esperienze energetiche, potete misurare l'energia, ci sono formule per la coscienza. È diverso dalla 3D. Le formule non sono scritte sulla carta, ma diventano paradigmi di credenze e azioni, diventano quello che cambia voi stessi. Diventano cose che guariscono il vostro corpo come un'omeopatia della coscienza e il vostro corpo dovrà obbedire alla coscienza di queste formule della benevolenza della vostra anima. Fino ad ora, pensavate in termini di ghiandola pineale che non poteva attraversare il velo, ma ora state attraversando questa nebbia. Vi ho spiegato il numero 12 nella canalizzazione. Il 12 è la coerenza con tutto ciò che esiste nella struttura della creazione. I 4, il 12, il 3. Quante coppie, quante eliche, quanti strati di DNA avete? Le leggi della fisica sono quattro. Questa è la struttura di tutto ciò che esiste, incluso la coscienza. Lo dico perché questo è il 12. Pensavate ci fossero 12 maestri, no? Di nuovo, è un concetto tridimensionale di ricevere aiuto dall'esterno. Forse siete seduti all'interno del cerchio e incontrate 12 maestri che vi benedicono, ma sì, forse questo è il massimo che potete pensare, ma non è quello che farete ora. No, perché ora la nebbia sparisce e riuscite a vedere quello che vedete. Vedete un tempio. Come vi appare questo tempio?
Può avere qualsiasi forma, perché questo tempio è specifico per voi, l'avete creato voi, è qualcosa che riconoscete. E state per entrare nella porta del tempio. Questo è un altro punto di decisione. Davvero avete un intento forte? Perché potreste essere a disagio. Restate qui per un istante, nella gioia, nell'amore che sta per entrare in voi, nella vostra struttura cellulare, perché voi diventiate multidimensionali. Ma prima di entrare nel tempio, io voglio dirvi qualcosa. È qui che diventa strano, un po' strano per tutti. Incredibile. La multidimensionalità non è lineare. La scienza, quando ha cominciato a studiare cose multidimensionali, ha dovuto riscrivere la sua idea della realtà. Se iniziate a studiare la legge dell'entanglement, per esempio, o di retrocausalità, per esempio, o di cose che non sono assolutamente lineari, vi rendete conto che le cose multidimensionali possono essere ovunque e da nessuna parte allo stesso tempo, in due posti specifici allo stesso tempo. E questo viola qualsiasi legge della tridimensionalità. Quindi, comprendete di essere di multidimensionale, la mia anima è multidimensionale e adesso io ho attraversato questo ponte di proposito e sento l'amore che è nella mia anima prima di entrare in questo luogo, che sarà un portale. È reale oppure non lo è? Queste parole vengono da una persona o siete voi là? Miei cari, questo è uno strato della cipolla che deve essere rimosso. Quanto è reale questo per voi? Di nuovo, chiedetelo a chi ha avuto esperienze di premorte. Quanto è stato reale? E loro vi diranno, non volevo tornare, però perché abbiamo visto la verità e non volevamo tornare. Perché qui c'è energia brutta, ma è qui che tutti i libri sono stati scritti. State per rimuovere il velo e vedrete qualcosa che non vi aspettavate. La multidimensionalità significa che tutti possono sapere quello che fate. Chi sono questi tutti? Ah, lo vedrete. Com'è il tempio per voi? Come lo vedete? Vi rendete conto dov'è e dove state andando? Vi rendete conto che c'è scritto il vostro nome di luce sulla porta? E questo tempio si riempie di colori che non avete mai visto prima. E adesso state entrando nel tempio della vostra anima. Questo è un suggerimento. È questo che farete, se lo volete. E vi incoraggio a togliervi le scarpe. Forse le avete già tolte. E questo mi parla del fatto che siete davvero come una cipolla e molto deve essere rimosso. Alcuni devono rimuovere il pensiero che questo forse, questa forse è più di una meditazione. Sì, è così. Io vi sto portando verso l'energia di guarigione pura, l'energia di una vita più lunga. Mi sto portando all'energia della spontaneità all'interno del tempo. E non molti umani hanno già attraversato il ponte. E se lo hanno fatto, hanno scritto libri. E state per scoprire. Molte cose, molti scopriranno queste cose, è giunta l'ora. L'evoluzione sta andando in questa direzione. Tutto ciò che state facendo è appropriato, siete dei pionieri, non state per incontrare 12 maestri. Ora vi dirò che cos'è il cerchio, è dentro al tempio. Toglietevi le scarpe prima di entrare. Entrate se lo volete, oppure rimanete fuori, perché in questo luogo ci sono cose molto profonde per voi. E ora vi darò un'immagine utilizzando cose lineari per descrivere questa immagine. Come potete spiegare il colore
a un cieco. E potete accettare quello che vedrete oppure no. Quante volte potete attraversare il ponte e trovarvi davanti al tempio e non entrare, perché questa non è una meditazione, questa è reale. Siete voi insieme alla vostra anima ora, che state osservando qualcosa che non sapevate esistere, un tempio dentro di voi, un portale dentro di voi, un luogo multidimensionale che è all'interno delle vostre cellule, come il 24esimo paio di cromosomi, la coppia di cromosomi. Benvenuti, miei cari, perché state per entrare nel tempio e incontrare il cerchio. Come vi sentite? Prendete un respiro profondo. Questo è reale oppure no? Ora, per alcuni di voi, state cominciando a comprendere che qualcosa sta accadendo in voi. Se togliete gli strati della cipolla, vi rendete conto che è da sempre che sapete che questa è una parte delle abilità degli umani, che sta entrando nel potere della guarigione. Tutto fa parte del DNA. Come pensate che si senta la vostra struttura cellulare? Ha una intelligenza innata? Sì, è così. Pensavate di camminare su una terra lineare? L'abbiamo detto in passato, siete un Boeing 747, ma pensavate di essere qualcosa di più primitivo? Non lo sapevate, non sapevate di poter volare e adesso state per farlo. Se lo volete, è vero oppure no per voi? Fate un respiro. Non avete più le scarpe, state entrando nel portale e vi rendete conto che il portale è una rappresentazione multidimensionale, metaforica della vostra anima. Lo chiamo tempio perché è la metafora migliore perché voi possiate comprenderla, qualcosa di sacro, un edificio. Entrate e uscite. E state per ricevere un insegnamento, vedete i colori, se permettete, se questa cipolla interiore rimuove gli strati di vecchie credenze, potete entrare nell'innocenza, potete entrare in uno stato in cui siete aperti agli insegnamenti, siete come dei bambini, state entrando in questo luogo, è reale. Fatemi vedere gli strumenti per vivere più a lungo e lasciare andare l'ansia, la paura, sarà magnifico. Guardando questo luogo, magari lo riconoscete, perché nella vostra realtà c'è un teatro dove il palco è al centro, un anfiteatro, e il pubblico è seduto, vede dall'alto il palco. Vi invito ad entrare, a scendere le scale di questo anfiteatro e sentite un'essenza che percepirete in due modi, un po' scomoda e allo stesso tempo magnifica. Aggiungiamo un terzo elemento. Se avete già rimosso molti strati, voi ricordate già questa energia. Sì, lo ricordate. Sì, mi ricordo questo sentire. Ho molti ricordi. E scendete le scale e siete nel palco e in mezzo al palco c'è una sedia. Vi sedete sulla sedia e siete circondati dal numero 12 delle energie, di tutte le cose che si strutturano e strutturano un'energia multidimensionale. E siete lì, pronti, seduti sulla sedia. Ed è difficile respirare perché non siete più nella 3D ora. È vero? È reale oppure no? È reale oppure no? E poi cominciano ad apparire. A number of
Alcune entità, se volete vederle così, arrivano sul palco per lavarvi i piedi. Quindi la prima cosa che fanno è lavare i vostri piedi. Come vi fa sentire? Questa è la metafora, perché vi onorano molto, il cerchio vi onora. E ora lavano i vostri piedi con le lacrime di gioia. L'umanità ha già attraversato il passaggio. Ora l'umanità sta cominciando a comprendere l'anima, la parte dell'anima della loro biologia. E voi siete qui seduti, disponibili a pelare la cipolla, a essere guariti da tante cose. Non soltanto il corpo, ma la coscienza, la paura, l'ansia. E loro stanno lavando i vostri piedi. Contate quanti sono. Quanto volete rimanere a farvi lavare i piedi? Sta a voi, perché continueranno a venire a lavare i vostri piedi. Tutti vogliono lavare i vostri piedi. E chi è che sta lavando i vostri piedi? Qui diventa interessante. Voglio presentarvi il cerchio, perché ora stanno apparendo attorno a voi il pubblico seduto, essere umano dopo essere umano, con una nebbia che copre i loro volti. Non vedete il loro volto, ma ci sono. E non ci credete neppure voi, perché tutte queste persone siete voi, miei cari, benvenuti ai vostri registri akashici. Tutto sta nell'anima, miei cari, nella vostra anima. Ogni incarnazione che avete vissuto su questo pianeta rappresenta una sedia di questo anfiteatro, di questo cerchio. Sono attorno a voi, siete voi che circondate voi stessi e volete lavare i vostri piedi. Avete già rimosso gli strati, siete lì seduti. E quando il momento è giusto, c'è un'energia che inizia ad apparire, un'energia che c'è sempre stata, di colore violetto, un colore che brucia tutte le paure, malattie, dubbi, tutte le cose che sono possibili. Adesso arriva questa luce violetta su di voi, sul palco, e voi siete immersi nella vostra magnificenza. Che cos'è? Che cos'è? Abbiamo lavato i tuoi piedi, tu ti sei tolto le scarpe prima, ed eccoti qui. Che cos'è che vi stanno dicendo? I vostri diritti di nascita, il vostro lignaggio può fare per voi, tutte le vostre vite passate sono presenti con voi, e voi siete qui. Siete il culmine di tutte le persone che sono con voi e vi stanno dicendo il motivo per cui siete venuti. E qui voi affermate: io sono l'io sono. Io sono una creatura di Dio. E potete fare una lista dei problemi che avete. Non c'è nulla di sbagliato, è lineare, perché tutti conoscono i vostri problemi, ma vi aiuta a parlarne. Non voglio sentire il tradimento, non voglio sentire l'ansia, la paura. Voglio conoscere il mio percorso e la guarigione del mio corpo. Io voglio essere amato, amata, perché non mi sento amata delle volte. Però ora sapete di esserlo, sapete di esserlo. Quanto è reale questo per voi? Tornate. Non dovete attraversare il portale, il ponte ora si dissolve. Voi eravate là. Sì, c'eravate, miei cari. Quanto è vero questo per voi? Queste sono le formule della coscienza che creano questi luoghi multidimensionali dove potete andare. Io facilito questo per voi e lo farò ogni settimana. Il viaggio sarà quasi sempre lo stesso e vi abituerete a questo viaggio, al ponte, al tempio,
ai piedi, accadrà ogni volta per voi e incontrerete tutte le persone che siete stati. Chi può conoscervi meglio di voi stessi? Chi può conoscervi meglio del Creatore che nella vostra anima fa parte di ciò che siete? Benvenuti al cerchio dei dodici, in una maniera che non vi aspettavate, e cambierete per sempre. E riceverete sempre l'invito, non potete andarci troppe volte e poi imparerete ad andarci da soli, ma per ora venite più vicino, miei cari, venite con me, prenderò la vostra mano e insieme attraverseremo il ponte, entreremo nel Tempio. Questa è la magnificenza dell'essere umano. Questa è la guarigione che vi meritate. Questo è il vostro diritto di nascita. Sappiatelo. Non è un caso che siete qui. Non siete venuti per essere vittime del pianeta, ma per conoscere queste cose. Lasciate che la cipolla venga pelata. Lasciate che la vostra coscienza vi dica: ok, non è facile, ma ci andrò, perché poi diventerete multidimensionali e vedrete che questo è vero, verità, oltre a tutto quello che vi è stato detto, ed è per questo che siete qui. Io sono Cryon, innamorato dell'umanità, e così è.